certe reazioni. Applausi per il Movimento 5 Stelle Basilicata e Beppe Grillo, fischi per il Partito Democratico ed il suo leader nazionale Epifani. Verso le regionali 2013 di domenica e lunedì, Piazza Vittorio Veneto a Matera ieri sera si è trasformata in questo, nell'agone politico forse più infiammato di questa campagna elettorale. Quella stessa campagna elettorale che tutti avevano percepito invece come spenta fino a qualche giorno fa. A farne le spese è il comizio del Partito Regione, attaccato con dure contestazioni da cittadini dall'area davvero esasperata. Resta un dubbio, sarebbe successa la stessa cosa se il raduno del PD non si fosse tenuto subito dopo quello dei pentastellati lucani con il suo candidato Pedicini. I fischi intanto c'erano e avevano la eco di una piazza intera. Questo è un dato inconfutabile e le facce del reggimento locale piddino, Speranza, Bubbico, De Filippo, Adduce e il candidato governatore Pittella avevano tutti i tratti oscuri della preoccupazione. Sul palco non hanno parlato di programmi, ma brevemente si sono limitati a confermare con veemenza il loro voler andare avanti nonostante le proteste. Questo quanto dichiarato ieri da Epifani a Potenza. Il doppio turno di collegio di coalizione è quello che rappresenta la misura di quello che si conta nel paese e la governabilità. È stata bocciata dal centrodestra e da Grillo sbagliando, adesso valuteremo il da farsi, ma quella resta di gran lunga l'ipotesi più forte. E la Basilicata è una delle regioni meglio amministrate d'Italia in generale. Malgrado rimborsò. Forse la meglio amministrata nel mezzogiorno, ancora l'altro giorno credo che abbia avuto l'Oscar per il suo bilancio, quindi è una regione virtuosa, funziona bene la sanità, funzionano bene gli investimenti, funziona relativamente bene rispetto agli altri anche la quota degli investimenti europei. E di fronte a quello che lei ha detto c'è stato un gesto di responsabilità molto forte, unico caso in Italia. Quindi quello che io spero, quello che io chiedo ai cittadini della Basilicata è di continuare a premiare il buon governo e il rinnovamento, perché noi abbiamo fatto un rinnovamento forte. Grossa parte della comunità materana insomma ieri ha dimostrato di non credere a tutto ciò. Ladri, ladri, tutti a casa, alcuni hanno gridato, riferendosi all'indagine della procura sui rimborsi dei consiglieri regionali. Questo invece è quanto dichiarato da Beppe Grillo stamani a Matera. Non ce n'è uno che è andato in televisione a dire ho fatto il ministro delle attività produttive, ho fatto il ministro dell'industria, ho fatto il ministro della marina mercante, ho fatto il ministro per 20 anni, ho sbagliato, c'è qualcosa che non va perché ho sbagliato io. Non ce n'è uno, sono questi che avvelenano. Anzi, sono lì a dire che loro si autoassolvono e gli errori sono i miei o sono i nostri che siamo lì da 8 mesi. Qui siamo in Basilica, sono andato a Scanzano. Bene, c'erano 500 persone, ci sono state 10 ragazzi, 10 giovani, erano tutti anziani, ho chiesto dove sono, se ne vanno. Dobbiamo farli tornare, dobbiamo dare uno shock emotivo a questo paese, uno shock, mandare via questa gente qua, tutta, via tutta, andiamo alle elezioni. Intanto il tour di Beppe Grillo tra stamani e oggi pomeriggio continua tra Venosa, Melfi e Potenza.